Allora, io sono Emilia Boi, e sono un'artigiana, quindi una lavoratrice autonoma, sono nel ramo della pelletteria e non, diciamo che non sono un'imprenditrice perché io lavoro su commissioni, quindi mi vengono commissionati i lavori dai negozi. Allora, il Covid io diciamo, l'ho contratto a ottobre, verso le 20 di ottobre. Credo che sia stato mio figlio che praticamente andando a scuola l'abbia contratto e quindi portato in famiglia. E, è durato lungo, parecchio, diciamo, dal 20 ottobre, quasi tutto ottobre e novembre, 40 giorni praticamente chiusi dentro casa perché il grande risultava ogni tampone positivo, più di 5 tamponi era sempre positivo. La notte che praticamente mi sono accorto di avere la febbre alta, veramente sono andata in crisi, cioè ho avuto anche una crisi di pianto perché mi sono messa paura, ho raggiunto mio figlio che era dentro la stanza chiusa perché era l'unico che realmente aveva sintomi. L'ho raggiunto e ho detto, dico, Adriano, guarda, io penso di avere anche io il Covid perché ho la febbre alta e ho avuto paura e mi sono messa a piangere perché dico, se mi fermo io si ferma tutta la mia famiglia. Mi ha detto, mamma, non ti preoccupare, stai tranquilla, lascia passare il tempo e vedrai che tutto andrà bene. Poi mi ha detto, mi ha abbracciato. Dicono spesso che gli artigiani sono praticamente il fulcro dell'economia dell'Italia, però sono quelli che poi realmente sono i primi ad essere lasciati indietro. Perché se loro hanno pensato di aiutare gli artigiani con 600 euro per marzo ed aprile e poi tutto il resto sono rimasti dimenticati, chiaramente cioè, molte botteghe hanno chiuso, cioè io anche ho molte persone che fanno il mio stesso mestiere che hanno chiuso al centro. Normalmente lavoro quelle 10 ore, dalle 9 alle 10 ore lavoro, se poi ho del lavoro che devo consegnare, quindi faccio anche il sabato e la domenica, perché per me la cosa importante è consegnare e far entrare chiaramente i soldi a casa per affrontare poi le varie spese del quotidiano. E è capitato spesso che mio figlio lo aiuto anche quando torno a casa, i compiti, fino alle 10, 11 di sera, se magari deve consegnare o non ha capito qualche cosa, cerco di aiutarlo, di sostenerlo. E questa insicurezza più che altro che il Covid ha lasciato, che non ti dà la possibilità di fare programmi, di nulla. Ecco, è proprio il sentirsi mancare la terra sotto i piedi. Questo qui, questo è l'aspetto, diciamo, più brutto di questa pandemia.